Vedete Googlezilla? Sì, Sì? Bene, sì, sì. allora io ve ne faccio vedere così. Va Mi bene. scuso, forse la quantità di persone. Allora, riassumendo, Googlezilla è una metafora, cioè è l'idea che la scuola attualmente viene incorporata, la sua sovranità professionale viene assimilata all'interno di quello che non sono io, che si chiama capitalismo di sorveglianza. Accelero un attimo, quello che vedevate poco fa nella mia utopia, ma che forse non avete visto, è questa immagine che io vi descrivo, così mi date feedback se la vedete o meno, di Margaret Thatcher. Si La vede, si vede. vedete? Sì. Ok. Vi ricordate che Margaret Thatcher divenne famosa per tante ragioni, ma la principale fu la sua affermazione che rispetto al modello socio-economico in vigore non c'erano alternative. Utilizzo questa immagine per comunicarvi un'idea molto diffusa, cioè che rispetto all'intervento egemonico delle piattaforme sul modello di quelle di Google, di Microsoft, di Apple, eccetera, eccetera, nella scuola non ci siano alternative. Taglio un attimo per guadagnare il tempo e vi propongo, insomma, la ragione, lo scopo della finalità di oggi. Dobbiamo capire meglio, dobbiamo orientarci tra le possibili alternative perché è urgente per uscire dalle spire di Googlezilla, per uscire dalle spire della conoscenza, sorvegliare, conquistare indipendenza di giudizio. Uno dei miei concetti portanti, essenziali, su cui cercherò oggi di essere il più chiaro e nello stesso tempo il più sintetico possibile, è la necessità di decolonizzare la scuola, per carità, ma di decolonizzare soprattutto il linguaggio, come dicevo nella slide precedente. Troppo frequentemente siamo preda di una sorta di gergo tra il compiaciuto e l'invisibilizzante. Vi racconto un po' di cose che so a proposito di Google. Dovreste vedere, o perlomeno intravedere sullo schermo, una slide che si riferisce a uno dei tanti personaggi dell'attualità. Questo personaggio è Donald Trump. Non mi interessa parlarvi di Donald Trump, ma mi interessa parlarvi di come dire, una particolarità, un particolare aspetto strutturale di Google, a cui Google ha dato molta visibilità qualche tempo fa, quella che chiama la sua rappresentazione grafica della conoscenza. Credo che riusciate a vedere che Donald Trump viene identificato da Google in un modo molto, molto preciso, molto netto. Vi accorgete che a destra c'è addirittura una scheda riassuntiva sulle sue caratteristiche, insomma, testuale, ma anche fatta di immagini. Sulla sinistra c'è la voce di Wikipedia che riguarda Donald Trump, e poi ci sono alcuni video che riguardano le ultime informazioni, o quelle di un paio di giorni fa, insomma, quando ho realizzato l'ultima versione di questa slide. E poi, se guardate in basso a destra, ci sono quelle che si chiamano le ricerche correlate. Le ricerche correlate sono le ricerche che hanno fatto altri utenti che si siano che abbiano fatto ricerche su Donald Trump. Cerchiamo di spiegare questo meccanismo un po' meglio, perché questo meccanismo è un meccanismo fondamentale per comprendere come Google funziona. Allora, che cos'è Google nell'immaginario diffuso? Google nell'immaginario diffuso è un motore di ricerca. Motore di ricerca che funziona per parole chiave. Che cosa fa Google in realtà? È vero, fa assolutamente questo, però cerchiamo di approfondirlo un pochettino meglio. Google riceve le parole chiave che gli indicano gli utenti e confronta queste parole chiave con i propri indici. L'importante è cercare di comprendere come sono stati utilizzati
costruiti questi indici. I robot di Google hanno percorso le pagine e hanno fatto un'operazione su cui magari sarò un po' pedante, ma che è molto importante comprendere. Hanno fatto un'operazione di carattere immediato, cioè hanno cercato le occorrenze delle pagine nei testi delle pagine stesse, le occorrenze delle parole, e hanno classificato le pagine in funzione del numero di occorrenze delle parole. Però hanno fatto anche un'operazione molto più significativa, molto più profonda, cioè che sconfina nella semantica, anche se in realtà si fonda sulla capacità degli algoritmi di Google di interpretare la sintassi, cioè il modo in cui le parole sono collocate nelle pagine. Google fa un'operazione di questo genere. Se le parole sono collocate nel titolo della pagina, che è una delle etichette che il linguaggio di scrittura delle pagine permette di identificare con certezza e di far di conseguenza identificare a Google. Se le parole sono presenti dentro i titoli dei paragrafi, allora Google assume che quella pagina sia più importante, più significativa di pagine che invece contengono le stesse parole, ma contengono queste stesse parole all'interno soltanto del testo, di alcune parti del testo. Che cosa fa Google? Qui sta la genialità dell'algoritmo, ma qui sta poi anche un altro aspetto su cui è importante riflettere. Google utilizza la capacità dei suoi algoritmi di riconoscere la collocazione sintattica delle parole e quindi di attribuire particolare pertinenza alle pagine che hanno le parole di interesse del ricercatore, di colui che sta facendo la ricerca, l'indagine, l'interrogazione, come meglio chiamarla, di interpretare la presenza di queste pagine, di queste parole in punti nodali della pagina. Che cosa fa sostanzialmente Google? E questa è un'affermazione importante perché cambia immediatamente la prospettiva, la fa passare dalla genialità degli algoritmi a quello che è il reale meccanismo. Google sfrutta il lavoro di costruzione delle pagine di coloro che hanno scritto le pagine. Questo è un concetto importante, secondo me, di cui io sono profondamente convinto. È un concetto fondamentale per comprendere che cosa realmente fa un motore di ricerca come Google e come molti altri, per carità. Utilizza il fatto che gli esseri umani organizzano la conoscenza secondo delle regole sintattiche e in base a questo a un algoritmo che è in grado di interpretare queste regole sintattiche utilizza per i propri fini, che poi vedremo via via quali sono, il lavoro intellettuale che ha presieduto alla costruzione delle pagine stesse. Detto in altri termini, come dicono molti di coloro che hanno studiato da questo punto di vista Google e altri motori di ricerca, noi siamo in presenza di, vi farò vedere, tre cicli. Questo è il primo. Di un ciclo di questo tipo. Gli utenti fanno una query, un'interrogazione, e Google, analizza questa interrogazione e progressivamente, in base alle reazioni degli utenti attraverso le interrogazioni e attraverso quello che gli utenti poi concretamente fanno nel momento in cui vengono loro presentati i risultati, perché gli utenti che cosa fanno? Cliccano su una delle soluzioni che Google ha proposto nella sua lista di ranking, si chiama così, l'attendibilità, la rilevanza dei siti rispetto alle ricerche, e Google monitora tutti questi aspetti. Quali pagine vengono effettivamente linkate, quali pagine trattengono l'attenzione dell'utente per un tempo superiore ad altre, e i suoi algoritmi che in tempo reale migliorano. Cioè, non solo di conseguenza Google si basa per definire i propri risultati sul lavoro di coloro che hanno determinato le pagine, ma che hanno costruito, fatto, prodotto le pagine, ma utilizza anche il lavoro di coloro che fanno le interrogazioni per meglio affinare i propri strumenti e quindi progressivamente rendere sempre più efficace, sempre più approfondita, sempre più precisa in termini di assegnazione di
di ranking, cioè di rilevanza delle pagine, la pagina, le pagine proposte. Diciamolo ancora meglio. Google procede, e questo è noto in termini generali, a operazioni di indicizzazione che fondamentalmente, come vi ho già detto in precedenza, si basano sulle occorrenze quantitative e sintattiche delle stringhe. Ma poi fa un'altra cosa di grandissima importanza, che per carità è venuta fuori anche sui media negli ultimi mesi, ma è di grandissimo interesse conoscere nel momento in cui si decide di utilizzare uno strumento come Google dentro i percorsi di conoscenza relativi alla scuola. Traccia in modo algoritmico i comportamenti generali dei propri utenti, e quel riconoscimento così evidente di Trump dipende proprio da questo fatto, cioè dal fatto che molte persone tra quelle che hanno inserito la stringa Donald Trump hanno selezionato come pagina fondamentale, quindi l'hanno letta per un tempo prolungato, la pagina di Wikipedia piuttosto che il sito generale, il sito ufficiale di Trump, piuttosto che la pagina Instagram di Trump, eccetera, eccetera. E quelle stesse persone che hanno fatto ricerche su Trump, che hanno cercato la voce di Wikipedia su Trump, che hanno letto accuratamente, scusatemi, la voce di Wikipedia su Trump, hanno fatto a loro volta ricerche su Obama e così via, su altre figure storiche degli Stati Uniti. Questo passaggio è un passaggio fondamentale, tanto più che Google, questo tracciamento algoritmico dei comportamenti degli utenti, che molti autori di pensiero divergente, ve ne citerò qualcuno più avanti, chiamano sfruttamento semantico, tanto più che la sua, questo tipo di così attenta a ciò che gli utenti fanno, l'associa a tracciamento non soltanto delle loro ricerche, ma per quelli che hanno ottenuto un permesso di soggiorno digitale complessivo sui suoi servizi, associa questo tracciamento algoritmico anche a tutti gli altri servizi che queste persone utilizzano. Ve ne cito soltanto uno: la geolocalizzazione delle mappe consente a Google non solo di sapere che cosa noi stiamo cercando, ma in larga misura anche che cosa noi stiamo facendo e di conseguenza quali sono le nostre preferenze, quali sono le nostre abitudini, quali sono i nostri consumi, quali sono le nostre opinioni. Per certi aspetti questo interessa forse di più Facebook, a cui faremo un cenno molto rapido, ma siamo di fronte a questa situazione. Questa situazione di tracciamento continuo, di adattamento, ha una prima di adattamento continuo, just in time, degli algoritmi agli effettivi comportamenti, a ciò che fanno effettivamente gli utenti, ha un primo effetto molto importante che di nuovo devono conoscere tutti coloro che pensano che sia possibile affidare con una certa ingenuità probabilmente una ricerca agli studenti che passi attraverso Google. Guardate, spero che riusciate a intravedere, in basso a destra il personaggio raffigurato è Cristiano Ronaldo, in alto a sinistra il personaggio raffigurato è Cristo. Se osservate, per quello che riguarda Cristiano Ronaldo, la struttura della pagina è sostanzialmente identica alla struttura della pagina che avete visto poco fa su Donald Trump, cioè quella pagina in cui Google dà dimostrazione della sua capacità di trasformare un'indagine fondamentalmente quantitativa sulle abitudini e sui comportamenti dei suoi utenti in qualche cosa di significativo sul piano semantico. Bene, il numero di utenti che ha fatto indagini su Cristiano Ronaldo è molto più alto del numero degli utenti che ha fatto indagini su Cristo. Di conseguenza, il riconoscimento semantico di Cristiano Ronaldo è molto, ma molto più significativo di quanto possa essere il riconoscimento semantico in merito a Cristo. Infatti, se osservate le due schede, vi accorgete che sono diverse nella struttura. Vi racconto quando mi sono accorto per la prima volta di questo passaggio.
quella rappresentazione della conoscenza di Google ha circa una decina d'anni, forse oramai è poco nota, e soprattutto valida sulle ricerche in lingua inglese per via della prevalenza culturale del mondo anglosassone, ma è sostanzialmente efficace anche e soprattutto in termini di personaggi più che di concetti, anche per Google in italiana, cioè per quei motori che fanno, per quella restituzione dei risultati che fa riferimento alla lingua italiana. Bene, la prima volta che ho avuto a che fare con la rappresentazione della conoscenza di Google, cioè con l'idea che Google stava in quel momento propagandando di se stesso, di essere capace di riconoscimenti importanti, ho avuto a che fare con Paolo Villaggio e Paolo VI. Tra Paolo Villaggio e Paolo VI c'è una sovrapposizione in termini di stringa, perché entrambi sono Paolo VI. Vi lascio immaginare su quale dei due personaggi, tra Paolo Villaggio e Paolo VI, Google avesse più informazioni. Ovviamente era Paolo Villaggio, perché il numero di persone che avevano fatto ricerche su Paolo Villaggio era infinitamente superiore al numero di persone che avevano fatto ricerche su Paolo VI. Che cosa abbiamo scoperto finora? Forse abbiamo identificato un po' meglio come Google lavora, ma soprattutto abbiamo scoperto che Google conta in modo assolutamente vincolante, fino al punto di essere di fronte a paradossi culturali come quello che continua a rappresentarvi la diapositiva su Cristiano Ronaldo e su Cristo, conta sul lavoro di quelli che vengono chiamati, con un neologismo che non è neanche meraviglioso, i prosumer, cioè coloro che sono contemporaneamente produttori e consumatori di cultura e di conoscenza. Vi ho citato il concetto di capitalismo di sorveglianza. Il concetto di capitalismo di sorveglianza è il titolo di un libro che io giudico imprescindibile, cioè che chi si occupa di queste tematiche deve leggere. Si chiama appunto Il capitalismo di sorveglianza, l'autrice è Shoshana Zuboff, che è una ricercatrice americana, non un attivista, ribadisco, una ricercatrice, cioè una persona che ha fatto un importantissimo lavoro di analisi non solo dei meccanismi evidenti di Google, ma è andata a indagare in brevetti, atti legali, cause, provvedimenti di vario genere, questioni affrontate in sede giuridica o in sede commerciale, e ha fatto molte riflessioni che vale la pena di conoscere. Shoshana Zuboff in realtà parla di merce. Shoshana Zuboff usa un concetto che ritroveremo più avanti, che è il concetto di surplus comportamentale. Perché che cosa succede? Che cosa è importantissimo sapere? L'abbiamo già in qualche modo accennato, ma va per un attimo risintetizzato. Noi siamo molto attenti nell'analisi a riflettere su che cosa succede tra noi e la rete. Noi siamo davanti alla rete, siamo davanti a Google, infiliamo delle parole chiave, otteniamo dei risultati. Però siamo molto, ma molto meno attenti, sia individualmente, sia professionalmente, sia dal punto di vista della cittadinanza, ahimè, a quello che succede tra la rete e noi, cioè che cosa la rete, in realtà Google, in realtà Facebook, in realtà si usa un acronimo che è GAFAM, cioè tutti i grandi player della rete che offrono servizi, che cosa fanno, che cosa ottengono? Ecco, questo schema tenta di chiarirlo. Prima vi ho parlato di surplus comportamentale. Guardate, Shoshana Zuboff lo descrive in un modo che è quasi divertente. A un certo punto i geni che avevano dato vita a Google si dicono: sì, abbiamo fatto una cosa che funziona, ma come facciamo a fare soldi? Perché non riusciamo a fare soldi, non stiamo facendo soldi. Abbiamo dei costi significativi, ma non stiamo facendo soldi, e decidono di utilizzare i dati grezzi che in qualche modo si erano resi conto stavano raccogliendo attraverso appunto il tracciamento algoritmico, cioè il fatto che lavorare sul lavoro degli altri, analizzare il lavoro dei prosumer,
analizzare i loro comportamenti, analizzare il tempo di permanenza su una pagina, analizzare i link che da una pagina venivano messi verso un'altra, dicevano loro moltissimo non sulla conoscenza in sé, ma sulle abitudini, le opinioni, i comportamenti, le riflessioni, le reazioni di coloro che questi comportamenti, opinioni, relazioni mettevano in gioco, mettevano in atto. Ed è lì che è nata questa idea, cioè l'idea di utilizzare il fatto che l'utente, il prosumer, lascia delle tracce, di fare del tracciamento di queste tracce un qualche cosa di sistematico che diventasse sempre più caratterizzante il rapporto, ripeto, tra la rete, Google in realtà in questo caso, e gli altri player in altri casi, e gli utenti. Quindi ci occupiamo adesso di ragionare su che cosa succede attraverso questo meccanismo che molti autori chiamano meccanismo estrattivo. Questi dati, tenete conto tra l'altro che tutto questo non è ignoto e non è nemmeno poco visibile, è semplicemente accuratamente descritto con termini generici, con termini tali da non sconvolgere. Anche negli accordi che Google propone alla scuola, c'è scritto per esempio, alle singole scuole, c'è scritto per esempio che Google traccerà ciò che viene fatto per migliorare i propri servizi. Ecco, questo è lo slogan fondamentale. Noi tracciamo quello che succede, stiamo attenti a quello che succede, quindi non ci limitiamo a fornirti un servizio, ma utilizziamo una serie di strategie di computazione e algoritmiche affinché il tuo servizio migliori. Migliora perché migliora per efficienza, per velocità di risposta. Ci sono proprio degli studi che dicono che gli utenti non sono disposti ad accettare la fornitura dei risultati. C'è tutta un'abitudine ormai al fast, al veloce. I servizi vengono migliorati perché aumentano quantitativamente, perché vengono offerte sempre nuove connessioni tra i servizi differenti. Ecco, però che cosa succede una volta che il surplus comportamentale, una volta che il nostro profilo è costruito, una volta che noi siamo riconosciuti da Google o dagli altri player della rete, siamo riconosciuti nelle nostre abitudini, nelle nostre opinioni, nelle nostre scelte, nei nostri consumi e così via. Succede che questo tipo di risultati vengono aggregati e vengono aggregati ovviamente per operazioni di marketing che sono ciò su cui Google e gli altri player costruiscono essenzialmente il loro business. Ed è un business significativo, cioè un business che produce dei profitti importanti. Perché consente previsione statistica. Guardate, io ricordo un episodio che magari chi di voi è della città di Torino ricorda a sua volta. Un po' di anni fa ci fu un episodio poco simpatico a Torino e venne coinvolto Google a proposito di video collocati su YouTube, e quindi ci fu un attimo di attenzione particolare. Bene, gli esponenti di Google in Italia raccontarono questo: noi siamo molto attenti a ciò che succede nei nostri servizi, e dissero per esempio che erano in grado di prevedere statisticamente che cosa sarebbe successo nell'estate degli italiani, perché facevano monitoraggio in primavera sui comportamenti, sulle ricerche, sulle attività di interrogazione alla rete rispetto alle mete di vacanza estiva, dagli alberghi ai viaggi e così via. Come dire, c'è una doppia valenza quindi delle aggregazioni. Da una parte aggregazioni che individuano i singoli soggetti come persone che possono essere in qualche modo interessate a certi tipi di pubblicità, a certi tipi di offerte, e dall'altra parte una capacità di previsione, di predizione statistica su quali potranno essere i grandi comportamenti aggregati. Inutile dirvi che questi aspetti
sono fondamentali dal punto di vista socio-economico e dal punto di vista culturale nel mondo attuale. Ciascuno di noi, soprattutto chi è abbonato attraverso credenziali, è entrato nel mondo di Google ottenendo quello che prima ho chiamato, di nuovo con espressione forte, il proprio permesso di soggiorno digitale, che non è un caso che possa essere utilizzato spesso anche per altri servizi, oltre a quelli direttamente erogati da Google. Noi siamo tutti micro target, cioè obiettivi individuali, e come tali veniamo considerati sia dal punto di vista dell'aggregazione sia dal punto di vista della previsione statistica. Shoshana Zuboff presenta, spero che riusciate a vederla in modo intelligibile, presenta uno schema su cui non insisterò molto perché mi sono mangiato un po' di tempo nei tentativi fallimentari, ma vi invito poi a rivederlo, tanto le slide resteranno a disposizione di chiunque sul urla che c'è nella prima, individua uno schema interessante sul modo in cui progressivamente, attraverso un meccanismo che estrae materiale, produce prodotti efficaci, permette introiti che permettono ulteriori investimenti, mette in moto un meccanismo di potenziamento dell'intelligenza macchinica e delle infrastrutture di Google, tale per cui un vero concorrente Google non ce lo può avere. C'è un altro testo interessante che si chiama La trappola di Internet, di un altro autore importante. Bene, questo autore insiste molto sul fatto che oramai è impensabile che ci siano dei soggetti che possano mettersi in concorrenza con Google, perché la potenza di calcolo, gli investimenti, le dimensioni dei server, la quantità di persone significative sul piano dei talenti, sul piano delle capacità che Google ha reclutato, mette qualsiasi soggetto che volesse mettersi in concorrenza con Google, attenzione, non dal punto di vista della conoscenza, ma dal punto di vista della capacità di estrarre surplus comportamentale e produrre materiali predittivi in grado di consentirgli profitti significativi e una crescita paragonabile a quella di Google, bene, è impossibile, non ci sono le condizioni, così come non ne parliamo oggi in forma diretta, ma non ci sono le condizioni perché qualcuno possa fare autenticamente concorrenza ad Amazon. Vi ho detto che avremmo accennato a Facebook. Facebook nasce con quest'idea, al di là della battuta ironica, mio padre dice che ci spiate, non è tuo padre. Cioè l'idea che quindi attraverso il monitoraggio delle azioni, delle scelte, delle relazioni, delle cose che si dichiara che piacciono, delle cose che si intende condividere delle persone, ci sia una conoscenza del singolo soggetto, del micro target, come paragonabile a quella di Google. Proprio la Zuboff dice, Shoshana Zuboff dice che quando Facebook nasce, Zuckerberg ha capito che cosa sta facendo Google e quindi decide che il modo più semplice per fare l'operazione che Google fa con una modalità un pochettino arzigogolata, un pochettino inceppata in certi momenti, come ho cercato di dirvi, ecco, Facebook lo fa direttamente. Riflettete su cos'è il vostro Facebook. Innanzitutto la parola profilo è usata in forma diretta. Noi siamo profilati e noi siamo la somma dei nostri comportamenti, delle nostre relazioni, dei nostri amici, delle nostre opinioni. Credo che tutti abbiate sentito parlare di Cambridge Analytica e della questione delle potenziali influenze attraverso una sottrazione più o meno legittima di dati personali a Facebook delle elezioni del Brexit, del referendum sulla Brexit, piuttosto che delle elezioni americane. Ecco. Questo è l'aspetto illegale, l'aspetto che, come dire, in qualche modo ha sconvolto l'opinione pubblica. Quello che però l'opinione pubblica probabilmente conosce meno, conosce poco,
è il fatto che dietro questi meccanismi che sono apparentemente, come dire, particolari e sfuggiti di mano, c'è in realtà un'intenzione molto precisa, cioè l'estrazione del surplus comportamentale, l'estrazione delle opinioni, dei comportamenti per fare di noi micro target è assolutamente intenzionale. Come vi ho accennato, Zuboff individua con grande nettezza e precisione i brevetti di Google e di Facebook che vanno in questa direzione. Salto una slide che non è essenziale perché riassume, e ci tengo piuttosto a illustrarvi che cosa succede il 4 dicembre del 2009. Il 4 dicembre del 2009 sul proprio blog Google annuncia un passaggio fondamentale per comprendere meglio come sono i suoi meccanismi. Dice: da questo momento le ricerche verranno personalizzate. Ovviamente dice: da questo momento noi siamo in grado di personalizzare le ricerche. Cosa vuol dire? Vuol dire che la capacità di Google di intercettare le nostre abitudini, i nostri comportamenti, le nostre opinioni, le nostre relazioni, pensate alla posta, lo mette nelle condizioni di presentarci di volta in volta non soltanto le offerte commerciali, non soltanto i possibili viaggi, non soltanto quindi occasioni di consumo, ma anche la conoscenza. Ha le medesime parole chiave, Google può rispondere con diverse liste, perché le liste di ranking di credibilità vengono adattate alle abitudini di ricerca delle persone. Questo è molto importante perché ha due conseguenze. La prima, che comprendiamo che Google è un servizio individuale, customer care. Google non è uno strumento finalizzato a una conoscenza di carattere sociale o di carattere collettivo, è uno strumento finalizzato al consumo di conoscenza di tipo individuale. E dal momento che fa monitoraggio delle nostre scelte precedenti, secondo una coerente logica customer care, ci proporrà i risultati più coerenti con le nostre scelte precedenti. Ed ecco perché chi fa, per esempio, scelte di carattere revisionista per quello che riguarda il problema del nazismo e del fascismo, si vedrà tranquillamente riproporre siti di carattere negazionista e neofascista, così come altre opinioni vengono seguite da questo punto di vista e vengono rinforzate attraverso la presentazione di materiali coerenti con queste opinioni. Quindi Google non ha nessun interesse a strutturare la conoscenza in un modo generale, ha interesse a soddisfare il singolo bisogno di conoscenza per le ragioni che abbiamo detto. Ho parlato di conoscenza, uso provocatoriamente l'espressione conoscenza 2.0 perché è bene che approfondiamo ulteriormente che cosa vuol dire avere a che fare con la conoscenza dell'epoca delle interrogazioni prevalentemente egemonizzate da Google, e che quindi sono una relazione in base alla quale Google costruisce profitti, sono monitorate o, se preferite, sorvegliate, sono fonte di profitto e sono personalizzate. In questa slide c'è una ricostruzione per certi aspetti sommaria, ma importante, di che cosa è stata la rete, di che cosa è stata Internet. Noi siamo nella fase in alto, quella delle piattaforme estrattive centralizzate. La parola centralizzate sta a significare quello che dicevo prima. Sono oramai così potenti da costituire dei punti di riferimento imprescindibili sul web e sono nello stesso tempo così importanti e significative dal punto di vista economico da non potersi immaginare che nascano dei concorrenti.
Bene, molto spesso, io stesso l'ho fatto in questo momento, mi è scappato, si confonde questa fase, la fase delle piattaforme estrattive centralizzate, quella che qualcuno chiama platform society, con le fasi precedenti dello sviluppo della rete, che è bene per questo ripercorrere, perché già in realtà sono fasi diverse e ci dimostrano che concetti come rete, come internet, se non vengono ulteriormente scomposti, analizzati, storicizzati, contestualizzati, sono concetti assolutamente insufficienti per capire in che cosa siamo realmente inseriti, qual è autenticamente il contesto in cui ci troviamo. Bene, internet nasce come fondamentalmente risorsa militare. Il problema è avere un'infrastruttura in grado di attivarsi in modo efficace e di mantenere le relazioni tra le istituzioni, soprattutto quelle militari, ma anche quelle politiche, di governo degli Stati Uniti in caso di guerra atomica o comunque di importante attacco militare da parte, suppongo, dell'Unione Sovietica. Poi dalle ricerche militari, dai potenti finanziamenti, dagli importanti finanziamenti militari, nasce la rete così come alcuni se la rappresentano ancora, cioè la capacità di mettere in rapporto tra di loro computer, questi computer si scambiano informazioni, le prime informazioni che circolano sono mail. Ecco, questa è l'epoca pionieristica. All'epoca pionieristica, quella che è bene ricordare, comunque nasce come logistica di carattere militare, segue un'epoca in cui ci sono investimenti di carattere pubblico, è l'epoca in cui nasce, per esempio, dei centri di ricerca di Ginevra, nasce il linguaggio HTML, di cui riparleremo, il linguaggio di descrizione delle pagine, ci torneremo. Insomma, c'è tutto un fiorire all'interno di istituzioni pubbliche di ricerca, accademie e così via, di riflessioni e costruzioni di materiali in termini di contenuti e in termini di infrastrutture. E poi arriva l'epoca dell'investimento, del capitale di ventura, cioè del capitale di rischio, il capitale che prova a mettere in moto imprese e verifica se queste imprese sono imprese di successo o sono imprese destinate all'insuccesso, destinate alla scomparsa. È l'epoca delle guerre tra i motori di ricerca e la guerra tra i motori di ricerca, perlomeno quella del mondo occidentale, come sappiamo, la vive Google. Sono andato molto rapidamente, me ne rendo conto da solo, però è molto importante il concetto, cioè il fatto che noi non possiamo usare concetti apparentemente neutri come rete di internet senza possederne una conoscenza maggiormente approfondita e una conoscenza maggiormente distribuita sul piano diacronico e sul piano storico, perché queste quattro fasi non sono assolutamente equivalenti tra di loro. C'è addirittura chi sostiene che in questo momento, in cui le grandi piattaforme estrattive centralizzate, Google, Amazon, Facebook, Apple, Facebook, Amazon, Apple e Microsoft e Google circondano il web, così quelle parti residue di web, quelle parti residue di rete libera che ancora sono sopravvissute. Quindi le piattaforme estrattive centralizzate dominano in termini quantitativi e in termini di efficienza questa la struttura di conoscenza che noi facciamo coincidere ancora ingenuamente con la rete. Un concetto importante, due concetti importanti sono, il concetto importante è la distinzione tra il modello di software proprietario e il modello di software libero. Sicuramente anche di questo avrete sentito parlare. Non mi interessano le connotazioni tecniche. Per software proprietario intendo, come vi dimostrano i simboli, per esempio Windows, per esempio tutta la filiera Apple, e per software libero intendo Linux, tanto per dire Ubuntu, quello che si intravede in quello schermo è la distribuzione di Linux che si chiama appunto Ubuntu. Ma non mi interessa questo aspetto, cioè l'aspetto tecnico e le differenze tecniche. Mi interessa che voi confrontiate
la logica e vi rendiate conto che il software proprietario si colloca nel mondo della produzione industriale del profitto, così come le grandi piattaforme, i grandi player, mentre il software libero si colloca ancora nel mondo della conoscenza condivisa finalizzata allo sviluppo umano. Ecco, questa è l'antinomia, secondo me, fondamentale: imparare a discriminare ciò che nel campo tecnologico appartiene all'uno o all'altro campo e capire come il campo a sinistra, quello che usa i brevetti, che prevede le licenze d'uso in molti casi, che comunque controlla la distribuzione, utilizza come schema fondamentale, mentre dall'altra parte, dove non si pagano royalties, non si pagano diritti d'autore, dove i prodotti sono spesso aperti e modificabili, si sta nel mondo della conoscenza condivisa. Ecco, sono due, questa antinomia è fondamentale per comprendere dove collocare ciò che di tecnologico a cui noi ci accostiamo, se collocarlo nel mondo della produzione industriale del profitto o se collocarlo nel mondo dello sviluppo umano e della conoscenza autenticamente condivisa, non condivisa a fini strumentali, ma condivisa a fini di socializzazione. Qualcuno di voi, forse in questo momento, molti di voi certamente ne sono dotati, utilizza uno smartphone Android. Android è un sistema operativo, è l'equivalente di Windows, ma per i telefoni, come iOS è l'equivalente di macOS X, ma per i telefoni dell'Apple. Ecco, imparate questa cosa. Imparate come Google è riuscito a fare un'operazione estremamente interessante ed estremamente efficace, cioè si è impadronito di ciò che era gratuito. Linux, ve lo dicevo prima, è un sistema operativo, in realtà è molto di più, ma insomma semplifichiamoci, interessa questo in questo momento, è un coso che fa funzionare i computer, che viene distribuito senza royalties in modo gratuito. Dentro Linux, come dentro qualsiasi sistema operativo, c'è una parte fondamentale, imprescindibile, che si chiama kernel. Coloro che distribuivano Linux e continuano a distribuirlo non sono stati in grado, perché non ci sono norme che lo fanno, di difendere il proprio kernel, che anzi hanno lasciato aperto, disponibile come strumento di conoscenza, dall'appropriazione di Google. Google se ne è appropriato e lo ha fatto diventare la base fondamentale su cui ha sviluppato il proprio sistema operativo Android, che è gratuito, per carità, in sé, perché voi lo utilizzate sui vostri smartphone senza spendere nulla, senza dover pagare i royalties, ma vi porta di conseguenza nel mondo delle applicazioni di Google, cioè in quel mondo in cui voi diventate micro target, in quel mondo in cui il vostro smartphone diventa una sorta di pedinatore, di strumento che vi mette in costante relazione con la rete, secondo quella modalità che dicevo prima, cioè da voi verso la rete, che si appropria costantemente, continuamente, e dichiarandolo, pensate a tutte le volte che vi è stato detto che quella certa app vuole condividere i vostri prodotti multimediali, i vostri contenuti multimediali, i vostri contatti. Ecco, siete dentro un meccanismo di questo tipo. Avete addosso, in tasca, in borsa, sul tavolino, dove siete, uno strumento che vi mette in continua comunicazione con la rete, ma che soprattutto mette la rete, cioè in realtà i grandi player come Google, in continua relazione con voi, con i vostri comportamenti, con le vostre opinioni, con le vostre abitudini, con i vostri consumi. Questa è una slide che meriterebbe da sola parecchio tempo. Mi limiterò ad accennare a un paio di passaggi e, come dire, la regalo a coloro che volessero successivamente approfondire. Vi ricordate questa parte della mia presentazione, che spero non stia diventando troppo lunga e troppo noiosa, si chiama Conoscenza 2.0. Ecco, vi inviterei a chiamarla Conoscenza sans phrase, perché spero di avervi fatto capire che la conoscenza in questo momento, non soltanto per i grandi player, tra l'altro,
dello sfruttamento semantico di internet, ma anche per tutto ciò che è infofattura, lo trovate più in basso, industria 4.0, internet degli oggetti, la conoscenza in questo momento storico è una forza produttiva, è qualcosa di finalizzato all'economia di mercato, è materia prima del capitalismo di sorveglianza. È formalizzata matematicamente, standardizzata, codificata, non vada avanti. Ma questo è, mi ricordo di avervi detto prima che avrei ripreso in un attimo il tema del linguaggio HTML. Il linguaggio HTML sta per linguaggio ipertestuale marcato, è il linguaggio con cui vengono sostanzialmente scritte le pagine web. Nel linguaggio HTML Google ha trovato che ha delle codificazioni, codifica come si mette il neretto, codifica come si mette il corsivo, codifica come si va a capo e codifica, come vi dicevo inizialmente, anche qual è il titolo della pagina, codifica qual è il titolo del paragrafo e codifica quindi attraverso una sintassi molto precisa, quella che appunto i motori di ricerca sono in grado di intercettare, codifica in funzione della possibilità di essere letti in modo efficace dai motori di ricerca. Sicuramente vi è capitato di avere a che fare con situazioni in cui vi è stato consigliato come farvi trovare con più facilità, consigliato come trovare con maggiore facilità amici, relazioni, offerte sulla rete. Ci sono servizi che si propongono per farvi questa operazione di analisi degli aspetti formali e codificati per restituirvi in un linguaggio comprensibile dei risultati. Ecco, questo è uno dei meccanismi di fondo. La conoscenza è mobilitabile H24, 7 giorni su 7, sul mercato dell'attenzione. C'è un libro molto interessante su questi temi che si chiama Il capitalismo all'assalto del sonno, che sostiene che il sonno, cioè l'attività di inattività, il momento della giornata, il periodo della giornata di inattività disturba profondamente un capitalismo che si fonda sulla conoscenza, il capitalismo cognitivo, perché in qualche modo le persone involontariamente o comunque non consapevolmente rispetto a questi aspetti si sottraggono all'indagine sui loro comportamenti e sui loro. Ho fornito le slide di una mappa concettuale su cui non insisto, che serve da sintesi, che fondamentalmente risponde nei loro aspetti essenziali alla domanda qual è il rapporto tra capitalismo di sorveglianza e conoscenza. Quindi ve la lascio come strumento di eventuale approfondimento. Vi invito a farvi questa domanda, farvela personalmente, farvela come cittadini, farvela come insegnanti, farvela da qualsiasi altro punto di vista, come genitori. Siamo proprio sicuri di essere in un mondo smart, cioè in un mondo in cui con pochi click possiamo consegnare la nostra vita personale come nell'immagine a Gafam. Permettetemi una battuta, non c'è nessuna slide su questo, però in questi giorni si sta ragionando dell'uscita dalle case, della possibilità di poter essere monitorati per quanto riguarda i nostri spostamenti, i dati della nostra salute, i dati delle nostre relazioni e così via, e ci sono su questo opinioni diverse. L'opinione per me intollerabile è questa. Tanto succede già, è vero, succede già, è vero che noi siamo pedinati attraverso i nostri smartphone, però questo è qualcosa che sta succedendo in base a un contratto commerciale più o meno consapevole e più o meno volontario, ma sostanzialmente quando Google o Facebook o chiunque altro sostiene di averci informato, in realtà dice la verità. Queste informazioni ci sono e sono in contratti mastodontici. Gino Tremoloso ha fatto un bel lavoro di analisi del contratto che Google propone alle scuole ed è evidente, a partire dalla struttura ipertestuale di continui rimandi, il fatto che molte cose non è che non sono dette, ma vengono dette in modi che stancano. Alzi la mano, non lo potete fare, chi di voi ha letto tutte le condizioni di appartenenza a Facebook. Ecco, bene,
stiamo dentro comunque un qualche cosa di individuale che ciascuno di noi subisce o accetta o scopre oggi pomeriggio di subire o di accettare come consumatore. Molto diverso è far passare questo tipo di relazione indagatoria, pedinatoria, eccetera, eccetera, nella sfera pubblica. Ecco, questa è un'altra cosa. Un conto è se lo fanno le società private, noi possiamo sottrarci in qualche modo con una certa attenzione, un conto è se lo fa lo Stato, la Repubblica, qualche altra istituzione transnazionale, eccetera, eccetera. Non è la stessa cosa, rispondo io a coloro che dicono ma tanto succede già. Sono due cose diverse, perché uno sta nella nostra sfera privata e l'altro sta nella nostra sfera pubblica. Io continuo a essere tra coloro che pensano che la sfera pubblica sia importante e sia un luogo dove vale la pena di spendersi. Abbiamo bisogno quindi di fare questa operazione qui, ho quasi finito, taglierò l'ultima parte, di riarrangiare l'immaginario. Scoprite per esempio che ci sono delle alternative, dei motori di ricerca che non fanno quello che fa Google, non tracciano l'utente, non personalizzano la ricerca, cioè non fanno le due cose essenziali che fa Google a noi. Non che facciamo noi con Google, ma che fa Google a noi. Non ci pedinano e di conseguenza non personalizzano i risultati. Ogni tanto vedo qualche chat o conferma che ci siete, perché vi assicuro che parlare a uno schermo è un'attività che conduce alla follia ancora più della detenzione domiciliare autoinflitta. Quindi delle risorse alternative ci sono. Grazie Luca, ti ho visto. Allora, delle alternative ci sono. Sono meno efficienti. Perché sono meno efficienti? Perché hanno meno potenza di calcolo. E avendo meno potenza di calcolo sono in grado di gestire in modo magari non tanto più lento quanto progressivamente meno ampio le risorse della rete, però hanno un'impostazione etica. Ora, non è importante utilizzare questi strumenti in forma alternativa assoluta, quasi fossimo dei testimoni, no, è importante sapere che ci sono delle alternative, non tanto in termini funzionali e operativi quanto in termini culturali. Quest'idea, l'idea del non tracciare e del non personalizzare è descritta in negativo. In realtà descriviamola in positivo. Primo, rispetto alla tua riservatezza. Secondo, ti fornisco gli stessi dati che fornisco agli altri. Cioè ho un interesse etico e sociale a fornirti dei risultati che siano risultati condivisibili. Non risultati di consumo, quindi, ma risultati di conoscenza. Ci sono, guardate, soprattutto in Francia, perché non spero di... le due gemelline. C'è qualcuno che parla? Luigi, ti ho sentito, eh? Scusa. No, fai pure. Allora, così so che siete vivi, perché è un'esperienza mistica questa, che non vi consiglio. Allora, ci sono delle alternative, non solo alla ricerca, ma ci sono delle alternative anche al resto. Framasoft, Akilnet, sono francesi come origine, dicevo prima, soprattutto i francesi hanno quest'idea di dégoogler le réseau, è proprio uno slogan molto diffuso. Mastodon è un'alternativa a Facebook, Peertube è un'alternativa a YouTube. E vi ripeto la stessa cosa, non c'è rendita di intermediazione, questo è molto importante. Permettetemi una battuta, vi rubo ancora qualche minuto. Immagino che tutti sappiate cos'è, come dicono i francesi, Uber. Uber è una piattaforma di intermediazione, Uber, quello che permette ai tassisti, proprietari della propria automobile, di avere clienti da far salire sulle automobili. È un'app che mette in relazione clienti con tassisti.
si addirittura si usa un concetto, che è il concetto di uberizzazione. Guardate, non è un caso che ci sia anche Uber Eats, cioè una piattaforma di intermediazione che si occupa di trovare rider, persone che ci portano a casa il cibo. A me non è mai successo, né mai lo farò. Tutti credo sappiate cos'è Deliveroo, cos'è Delivery, cos'è Jovo, eccetera, eccetera. In questi giorni ci sono state impressionanti immagini, soprattutto nella metropolitana di Milano, di rider accatastati senza protezioni agli ingressi della metropolitana, perché ricevere il cibo a casa è considerato essenziale e quindi i rider hanno potuto circolare senza forme di protezione spesso. C'è un'interessante trasmissione della RAI di qualche mese fa, di qualche anno fa oramai, in cui c'è un esperimento fatto, mi pare presa diretta o qualcosa del genere, c'è un esperimento fatto sul casco che Delivery, mi sembra, forniva allora ai suoi rider come obbligatorio. Bene, quel casco nella prova televisiva non passa le prove di shock, non è una misura sufficiente. Allora, questa è l'intermediazione, la possibilità di mettere in rapporto persone che fanno gig economy, lavoretti, con clienti e la piattaforma di intermediazione riceve una rendita. Bene, Google, Facebook lo fanno attraverso il surplus comportamentale, Uber, Deliveroo, Jovo lo fanno attraverso percentuali della spesa del cliente di cui si impadroniscono. Bene, queste piattaforme lo fanno senza intermediazione. Se voi usate Framatalk, che è una specie di equivalente dello strumento che stiamo usando adesso, Meet, Framatalk non vi chiede chi siete. Entrate e basta, condividete e basta, perché l'idea è la condivisione, non l'intermediazione. Non siete profilati. Qual è il limite? Che funziona peggio, perché non ha la potenza di calcolo che ha Google. E qui due cose importanti. La prima, dobbiamo saperlo e dobbiamo immaginare come possa intervenire la politica, perché credo che nessuno voglia che la sovranità della conoscenza passi dalle scuole, dalle istituzioni, adesso deputate, le università, ai grandi player della rete. Siamo sulla buona strada perché questo avvenga, ma magari ce ne accorgiamo. La seconda conseguenza è il fatto che tutti noi, io per primo, siamo su Facebook, siamo di qua, siamo di là, abbiamo la posta Gmail, eccetera, eccetera, perché siamo sottoposti a un meccanismo che un importante studioso, ce ne sono tanti, però questo ve lo voglio citare, si chiama Loving, è olandese, ed è di una certa età, ha passato tutta la vita a ragionare sui rapporti tra tecnologia, società, economia. Pensate che è stato anche di quelli che con Bifo Berardi ed altri, qualcuno di voi magari ha la mia età, spero, perché sennò mi sento anche vecchio, e ricorda Radio Alice. Bene, Radio Alice più una serie di altre alternative successive, oppure Indie Media al tempo di Genova, erano strumenti del G8 di Genova, erano strumenti che venivano chiamati tecnologie tattiche, cioè tecnologie di movimento, per fare controinformazione. Loving arriva da lì e Loving dice che siamo tutti vittime del lock-in, cioè siamo ammanettati dentro i servizi che i grandi player del web ci forniscono, perché le alternative non riescono a eguagliarli in termini di velocità e di efficienza, e perché, immaginate per esempio Facebook, chi esce da Facebook perde tutte le proprie relazioni, perde tutte le proprie amicizie. Io chiamo Facebook socialità algocratica indotta, però insomma perde tutte le proprie relazioni social. La possibilità di mettersi in rapporto con altri gli viene preclusa. Se voi abbandonate Facebook, perché convinti da me in questo momento, e
andate su Mastodon, quello che trovate davanti a voi, bene, dovete ricostruire completamente la vostra rete amicale. Per farmi capire meglio, e poi taglio, vi ricordate la questione della portabilità sui telefoni cellulari prima ancora degli smartphone? Bene, i primi telefoni cellulari, quando si cambiava fornitore di servizio, non consentivano di portarsi dietro il numero e a volte nemmeno la rubrica. Ecco, siamo dentro un meccanismo di questo genere qui. Infatti c'è chi sostiene che bisognerebbe almeno imporre a Facebook, in particolare, la portabilità, cioè la possibilità di esportare verso un altro utente, verso un'altra piattaforma di servizio, a scelta dell'utente, gli amici, e di mettere le piattaforme in condizione di interagire tra di loro. Salto un po' di cose, vado direttamente in fondo, perché voglio salutarvi dicendovi che se vi è in qualche modo interessato potete continuare ed approfondire. Quindi vi prendo solo veramente 2 o 3 minuti. Primo, queste sono delle slide che potete consultare, che ho prodotto con quel nome, Internet Day After, 50 anni e sentirli tutti, in occasione delle celebrazioni per il cinquantenario di Internet, celebrazioni che sono state assolutamente, come dire, concentrate purtroppo sull'idea della continuità. Sono stati pochi coloro che hanno sottolineato quella discontinuità che ho cercato di farvi intuire più che vedere in quella slide che si chiama Transizioni, il passaggio da ARPANET alla Platform Society, da Internet militare. Ho letto una cosa, le slide sono in www.noiosito.it /sorveglianza/. Vi farò rivedere alla fine la prima slide dove ci sono tutti i riferimenti. Queste slide sono in noiosito.it day after e, ecco, grazie Alessandro, e oppure con uno smartphone sono raggiungibili inquadrando il QR code. Questo è quello, anche se non ho mai trovato qualcuno che voglia scrivere con me, e se qualcuno lo vuole fare, sono arrivato a quasi 450. Non ringrazierò mai abbastanza l'Associazione Nazionale Presidi per avermi regalato il concetto di concetti contrastivi. Mi sono immediatamente inorgoglito di essere uno di quelli che faceva il docente contrastivo nel mio ultimo anno prima della pensione. Ecco, ringrazio la NP di avermi fornito questo slogan. Ho anche scritto tempo fa un contributo sulla professionalità docente per l'FLC-CGL con questo titolo, Concetti contrastivi. Bene, io ho tentato di costruire un blog che ragiona sulla restituzione di ciò che sto leggendo, di ciò che sto ritrovando, di ciò che sto anche criticando, per carità. Vedete che c'è Controesempi, per esempio. Perché sono alcuni documenti usciti, ce ne sono arrivata 15, quindi mi sono già superato di 2 rispetto a questa slide. Sono documenti che sono usciti in questi giorni sul tema della didattica a distanza che io trovo poco convincenti. Vi consiglio Cibernetica Bellica, per esempio, perché è interessante scoprire il rapporto tra la logistica militare, che in qualche modo interessava le forze armate americane, ma anche quelle tedesche già durante la Seconda Guerra Mondiale, e il mondo di oggi. Poi vi ho preparato, questo in realtà era già pronto, sto mentendo, un cineforum. Si chiama Cinedata, noiosito.it, noiosito è il nome del mio sito, perché io ho una certa considerazione di me stesso, ma anche narcisistica, per carità, però nello stesso tempo sono perfettamente consapevole che dopo un po' le cose che dico sono di una noia mortale. E allora su noiosito.it, che è un programma, trovate questo cineforum e guardate la TV francese, ma anche la TV italiana, un po' troppo forse con l'idea della curiosità, cioè ti presento una cosa curiosa. Per esempio quello che vi dicevo prima, troverete anche quello, il casco di Amazon, venduto da Amazon, che il rider indossa
perché l'azienda lo costringe, fa parte del patto di lavoro, che però non passa le prove di show. Ecco, un po' con l'aria della curiosità, però vi assicuro, se avete voglia di guardare questo cineforum, lo potete guardare anche con qualche allievo, non c'è nulla che gli turbi, però ci sono tante cose. Ci sono tante cose sul titoli interessanti. Siamo tutti spiati? La risposta è sì. Ve ne ho parlato per mezzo pomeriggio. Certo. C'è parecchio sul lavoro uberizzato, cioè sul lavoro ridotto a micro prestazioni, pagato a prestazione effettiva. La gran parte dei rider sono pagati se recapitano, ma non sono pagati a ore, non hanno nemmeno la salarizzazione, sono in un rapporto di lavoro che, usiamo questa metafora, precede il rapporto salariale. E quindi insomma, e varie cose. Vi cito un personaggio interessante che vi invito a cercare in giro per la rete, e lo trovate pure su Facebook, perché anche lui predica bene, razzola male come me. Si chiama Antonio Casilli. Antonio Casilli è un sociologo italiano che lavora in Francia, che si occupa di microlavoro e ha fatto moltissimi lavori interessanti sul tema dell'asservimento del lavoro rispetto all'intelligenza artificiale. Si è occupato per esempio di coloro che fanno a tariffe spaventose, e soprattutto se mobilitati al lavoro attraverso meccanismi di intermediazione, di cui è protagonista per esempio Accenture, tanto per non fare niente, se mobilitati a fare queste operazioni con il loro smartphone in paesi postcoloniali. Antonio Casilli ha scritto un libro interessante che sta per uscire in italiano, doveva uscire adesso, ma insomma, ci sono un po' di problemi, uscirà probabilmente in autunno, che si chiama Schiavi del Clima, che è particolarmente, c'è un disturbo forte, scusatemi, particolarmente interessante nella sua versione francese, Anatin dans le robot. Questo per dirvi che ho dimenticato che nel concetti contrastivi c'è una parte che si chiama bibliografia critica, con finissimo gioco di parole, dove ci sono un po' di libri che vale la pena di leggere. Ci sono soltanto due libri di didattica. La gran parte degli altri libri sono libri di economia, di diritto, ricerche di carattere sociologico, ricerche di carattere psicosociale e così via, perché la vera consapevolezza intorno a queste strumentazioni non la si ottiene descrivendoli tecnicamente e facendo gli opportuni confronti dal punto di vista tecnico, serve decisivo, ma si ottiene ridescrivendoli come strumenti e prodotti di carattere economico e sociale. Chiudo con l'ultima slide, poi vi faccio rivedere gli indirizzi. L'ultima slide si riferisce alla mia rubrica sulla rivista del CIDI, che si chiama Sopravvivere al 2.0. Adesso vorrei chiamarla Sopravvivere male al 2.0, perché è sempre più sofferente la faccenda, insomma, cioè riuscire a mantenere un po' di senso critico e un po' di distanziamento dall'invasione a cui siamo sottoposti. Se scorrete i titoli, insomma, avete un'idea del fatto che spesso ci sono degli accenni ironici, che so io, il paese dei balocchi programmabili, che fa riferimento al coding,